Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 18 al 24 maggio 2020. Tim e Franzi si baciano. Lunedì 18 maggio 2020. L'ispettore biologico è pronto a controllare il frutteto di Franzi e Margit. Le due donne non sanno che stanno per ricevere una bruttissima sorpresa. La ragazza è molto felice e crede di avercela fatta. Poi però, ecco che deve fare i conti con qualcosa di terribile. Tim intanto vede il suo sogno, quello di realizzare il polo club, sempre più vicino. Christoph ammonisce pesantemente Lucy nel suo ufficio. Le dice di averla scoperta e lei l'angelo di Big Claim, di cui tutti parlano. E le ordina di restituirgli tutti i suoi soldi. La giovane è sotto pressione e sta per avere un crollo. Per fortuna arriva Paul che la toglie dai pasticci. Il fisioterapista affronta duramente il Salfid, chiedendogli di non alzare la voce con la cognata. Christoph avverte il dottor Borg, Annabelle prima o poi la incastrerà. Il terapista è fiducioso nella ripresa della sua paziente. Inoltre ci tiene a sottolineare che sta assumendo delle compresse sedative, per cui è innocua. L'uomo non sa che la donna però non le sta prendendo e che stranamente le sta conservando. Perché? A cosa le serviranno? Martedì 19 maggio 2020. Franzi si trova al pronto soccorso impaurita per le condizioni di salute di Margit, che sono davvero disperate. L'anziana signora, dopo aver visto il frutteto distrutto dai diserbanti utilizzati di nascosto da Tim, ha avuto un malore. Il degenio intanto comincia ad essere devastato da terribili sensi di colpa. Franzi è in preda al dolore. Robert inizia a riflettere sul desiderio della figlia di prendere casa con Fabien a Lipsia e alla fine riesce a trovare un punto di incontro con i due ragazzi. Valentina lascerà per davvero Big Claim? Harry fa una grande sorpresa a Jessica, ballerà con lei. La donna sorpresa dice a Bella Moser che il suo fidanzato ha fatto dietro front e lui si mostra molto felice. Annabelle finge di impegnarsi nella ipnoterapia. In realtà la donna alle spalle del dottore sta tramando un piano davvero terribile. E infatti quando resta da sola con il terapista, gli fa assumere di nascosto le pillole sedative. Con quale scopo? Nonostante gli sforzi di Paul, Christoph minaccia Lucy, la porterà in tribunale. La rovinerà. La giovane Erlinger vive dei momenti di profonda angoscia, ma per fortuna può contare sul sostegno dei Lindenberg. Mercoledì 20 maggio 2020. Tim si sente responsabile della salute della zia di Franzi. Una dichiarazione di Werner nel frattempo fa capire a Franzi che il degen potrebbe essere dietro al disastro. Jessica sogna un appartamento condiviso con Harry e ne parla subito con Hildegard, che la incoraggia ad affrontare il progetto. Proprio quando Jessica vuole riferire al suo fidanzato la sua idea, il veterinario corre da lei con notizie sorprendenti da annunciarle. Ha ricevuto una proposta lavorativa che comporta però un trasferimento a Monaco. Come faranno con la piccola Luna? La Brohost resta completamente spiazzata. Michael dà a Robert una brillante idea: costruire la culla per il bambino in arrivo. Il Salfid è felicissimo, mentre il dottore si accorge di essere troppo stanco per aiutarlo. E quando torna a casa, capisce di essere vicino al limite. Giovedì 21 maggio 2020. Franzi realizza che il suo frutteto è solo un lontano ricordo, così come tutti gli sforzi e i sacrifici fatti. Nonostante l'immenso dolore, cerca di non soccombere. La ragazza è lo stesso contenta perché, anche se non può vedere realizzato il suo sogno, può fare qualcosa di interessante e concreto per Tim. I due quindi si incontrano e a un certo punto si baciano. La ragazza alla fine arriva anche a confessargli di essersi innamorata di lui. Werner si accorge che tra Linda e André regna il gelo e decide di aiutarli. Per questo motivo lascia che preparino insieme una torta per un ospite molto speciale. I due alla fine riusciranno a fare pace? Jessica è felice dell'offerta di lavoro ricevuta da Harry, ma teme di non riuscire a stare lontana da lui. Pertanto è più sollevata quando il veterinario dice che per lei è disposto anche a rifiutarla. Durante una conversazione con Franzi, il ragazzo però si rende conto che il nuovo lavoro potrebbe garantirgli un futuro più roseo e ritorna sui suoi passi. Cosa ne penserà la Brohost? Venerdì 22 maggio 2020.
Michael ha un tremore in presenza di Robert. Il medico però minimizza l'accaduto e dice di essere solo un po' stanco. Natasha più tardi incontra il Salfid che le rivela ciò che è successo. La donna preoccupata comincia a rovistare tra gli effetti personali del marito e fa una scoperta spiazzante. Tim, dopo aver baciato Franzi, resta di stucco. Imbarazzato, poi scappa via affermando di avere un impegno urgente. Il giovane dunque passa da Paul e gli confessa di nutrire qualcosa di speciale per la ragazza. Franzi verso sera si imbatte in lui. Si scusa per il bacio e lo invita a cena. Il Degen è di nuovo sorpreso. Linda ammette di essersi innamorata di André e cerca la sua vicinanza per indagare se è corrisposta. Ammette nel contempo di non fidarsi molto di lui, dati i suoi trascorsi sentimentali. Harry apprende da Alphonse che Jessica voleva trasferirsi con lui a Monaco. Toccato, cerca di far capire alla giovane che una relazione a distanza non significa per forza la fine. Sabato 23 maggio 2020. Tim scopre che Franzi vuole liberare il cortile e decide di aiutarla. Tra i due si verifica un altro momento di vicinanza. Margit si riprende. Franzi non ha idea che nel frattempo la attraente Nadia Holler sta per arrivare al Fustenhof. La giovane che solo poche settimane prima aveva lasciato il Degen all'altare arriva a Becklaim e chiede informazioni su Tim. Michael è arrabbiato quando si rende conto che Natasha ha rovistato tra le sue cose. Preoccupata intanto la cantante continua a indagare sul marito e con grande dolore scopre che è diventato dipendente da psicofarmaci. Con calma prova a confrontarsi con lui, ma non fa che peggiorare le cose. Domenica 24 maggio 2020. Linda chiede ad André il suo supporto nella produzione di cioccolatini. È chiaro che si tratti soltanto di una scusa, la donna vuole semplicemente passare del tempo con lui. Quando lo chef scopre la verità, inizia a riflettere. Forse Linda si sta innamorando di lui? Alphonse e Hildegard vogliono trascorrere più tempo insieme dopo l'evento di beneficenza. Un imprevisto però porta i due coniugi a separarsi di nuovo. Calcolatrice senza scrupoli, seducente e affascinante, Nadia Holler conosce Christoph ed entra subito nelle sue grazie. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate di luglio 2020. Il piccolo Emilio è figlio di Christoph Salfield. Werner ha falsificato il test del DNA di Eva per mascherare la paternità del piccolo Emilio? Il bambino è in realtà figlio di Christoph Salfield? È lungo questo interrogativo che si dipannano le anteprime del mese di luglio 2020 della soap bavarese. Eva dimostrerà di avere un grosso segreto da nascondere al marito, qualcosa che potrebbe compromettere per sempre la sua stabilità coniugale. Gli spoiler annunciano che la donna non riuscirà a confessarglielo a causa di un'urgenza e che l'uomo lo apprenderà lo stesso da solo. La nascita del piccolo Emilio. Eva e Robert, nelle attuali puntate in onda su Rete4, formano una coppia innamorata e felice, che dopo la burrascosa parentesi rappresentata dalla crisi coniugale che ha portato la Salfid a trascorrere una notte d'amore con Christoph, sembra aver ritrovato l'equilibrio perduto. A breve Valentina si trasferirà a Lipsia da Fabien e alcune settimane dopo la donna verrà sorpresa dalle doglie e partorirà, con il solo aiuto di Franzi e Tim, il piccolo Emilio. Il momento del parto, come vedremo, non sarà affatto semplice a causa di una terribile tempesta di neve. Il Fustenhof rimarrà completamente isolato dal resto del mondo, proprio mentre ad Eva inizieranno a rompersi le acque. Robert dunque non potrà raggiungerla né mettersi in contatto con lei. La Salfield non potrà nemmeno essere trasportata in ospedale. Alla fine di un lungo travaglio, il piccolo Emilio nascerà sano e forte e Robert, alla notizia, farà salti di gioia. Christoph invece, appreso il tutto, dimostrerà ancora di nutrire dei sentimenti per Eva, ma nel contempo capirà che le chance di poterla un bel giorno riconquistare siano ormai svanite per sempre. Gli spoiler annunciano che poco dopo la nascita del suo primogenito, Eva si preoccuperà per via dello strano colorito del suo piccolino e deciderà prontamente di farlo visitare da Michael. Quest'ultimo, dal momento che starà attraversando un periodo buio a causa della sua dipendenza da psicofarmaci, rischierà addirittura di far cadere il bambino a terra che verrà salvato in extremis da Natasha. La cantante, in altre parole, riuscirà ad afferrarlo al volo senza essere vista da Eva.
Se dunque tale episodio non farà altro che alimentare ancora più angosce in Natasha sullo stato di salute del marito, il bambino invece non sembrerà riportare alcun danno. Comunque sia, nelle settimane successive, Eva e Robert potranno godersi il loro figlioletto, che fungerà da vero e proprio collante per la loro relazione. L'inatteso ritorno di Valentina a Lipsia per conoscere il fratellino, inoltre, sarà un nuovo motivo di gioia. La Salfid sarà felicissima di vedere i suoi genitori uniti e innamorati, come lo erano un tempo, e affermerà di essere certa che questa volta niente e nessuno potrà più dividerli. Vedremo che addirittura lo stesso Christoph deciderà di metterci una pietra sopra e così un pomeriggio passerà a casa dei coniugi Salfid per portare loro un regalo per il piccolo Emilio. Robert, seppur con qualche reticenza, deciderà di accogliere il suo nemico a casa, certo che non rappresenterà mai più un problema per la sua relazione. Robert scopre una terribile verità. Gli spoiler, dunque, annunciano che nulla sembrerà più turbare l'armonia creatasi in casa Salfid con l'arrivo del bebè, almeno fino a quando Eva non deciderà di sottoporre il piccino a degli esami specifici. Ebbene, le anteprime annunciano che quando si recherà in ospedale per ritirarli, ecco che resterà letteralmente sconcertata da un particolare, tanto da decidere di contattare immediatamente il suo pediatra. Werner, appreso il tutto, deciderà di intervenire. E vedremo che fermerà le intenzioni della nuora con una confessione a dir poco scioccante. Di cosa si tratterà? Tutto lascia pensare che il ricco albergatore abbia fatto falsificare i risultati del test del DNA per far risultare Robert e non Christoph come padre del bambino. Werner, con le lacrime agli occhi, pregherà la donna di restare tranquilla e soprattutto di non parlare al marito, né tantomeno a Christoph, di quanto appreso. Eva però non vorrà sentire ragioni e, piangendo a causa della truce verità appresa, deciderà di tornare a casa da sola, con la propria auto. Quindi si metterà alla guida, ma siccome sarà troppo agitata, perderà letteralmente il controllo del veicolo, finendo quasi per investire un uomo. Nella puntata in questione vedremo la donna sul punto di uccidere Christoph. Per fortuna ciò non accadrà, in quanto a salvare eroicamente l'albergatore ci penserà una donna misteriosa, una tale Ariane. E così sia la Salfid che il Darkman ritorneranno a casa sani e salvi. Fuori di senno la donna poi si presenterà dai Sondvikler e chiederà a Hildegard un grosso piacere, ascoltare un suo compromettente segreto. L'anziana signora la inviterà a sfogarsi e quando verrà a conoscenza del pasticcio di Werner non riuscirà più a proferir parola. Eva, turbata, le chiederà consigli su come comportarsi, confessare quanto scoperto al marito e rovinarsi la vita o tacere per sempre? Le anticipazioni tempesta d'amore non riportano la risposta della saggia Hildegard, ma a quanto pare la donna le consiglierà di procedere nel nome della verità. Dopo alcuni giorni Eva, dopo aver visto Christoph coccolare amorevolmente Emilio, capirà di non poter più a lungo nascondere né all'uomo né al consorte quanto rivelatole da Werner. E sempre più giù di corda, dopo aver espresso i suoi dubbi anche ad Alphonse, ritornerà a casa e chiederà al marito di potergli parlare in privato. Purtroppo però ciò non sarà affatto possibile, perché nel momento in cui la donna starà per svelargli che non è il papà di Emilio, una telefonata di Valentina porterà l'uomo a prendere il primo volo per Lipsia. A quel punto ad Eva, disperata, non resterà che attendere il suo ritorno. Anteprime segnalano che però Robert riuscirà a pervenire lo stesso a conoscenza del segreto della moglie e della macchinazione di Werner da solo. E come reagirà? Resta di capire se il Salfi deciderà di tenersi lo stesso il bambino oppure no. Eva deciderà di essere sincera anche con Christoph? Nella vita di quest'ultimo inoltre piomberà un nuovo amore, la bellissima Ariane Kallenberg, con la quale l'uomo inizierà una relazione molto appassionata. Ammesso che verrà a conoscenza di essere il papà naturale di Emilio, lascerà la new entry per provare a riconquistare Eva? Vedremo. Vi terremo sicuramente aggiornati sugli sviluppi di questa nuova storyline. Vi ricordiamo che il personaggio della Kallenberg sarà interpretato da Viola Wedeking, attrice tedesca già nota ai fans di Stan de Liebe. Nel 2016 infatti ebbe un ruolo di primo piano nella soap, ricoprendo il ruolo della perfida Frederick Brewer, una dottoressa disposta a tutto pur di sedurre Michael, tanto da arrivare a usare la malattia della moglie Natasha per fare breccia nel suo cuore. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace.
registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.